Si continua a parlare di legalità e si continua a parlare all'interno degli istituti scolastici. Si parla ai giovani per cercare di spiegare quella che è poi la radice della legalità. I giovani vanno avvicinati e soprattutto bisogna saldare la credenza di cosa? Da oggi saranno più consapevoli del fatto che è bene che loro si interessino della cosa comune, del bene comune, perché da questo dipende molto del loro futuro, oltre che dal grande impegno che loro profonderanno nello studio. Quindi questa è una giornata importante, anche per me molto utile e molto significativa. Parlare ai giovani di legalità, ci deve essere un particolare modo di coinvolgere un giovane, perché molto spesso si sente lontano dalle istituzioni, lontano dalla vita pubblica, e allora in questa giornata si ricorda anche quella che è la radice. Assolutamente, si ricorda soprattutto ad un giovane che la democrazia che stiamo cercando di definire, cercando di migliorare, si basa su un suo apporto attivo. Non è più sufficiente solo rispettare il sistema normativo, non è più sufficiente aspettare che lo Stato o altre forme di intervento statale possano in qualche modo sopperire e ridurre i bisogni sociali emergenti. È necessario che il singolo cittadino evolva verso una forma di democrazia matura che vede al primo punto la piena realizzazione dell'articolo 2 della Costituzione, che riconosce i diritti inviolabili del cittadino, ma soprattutto richiede l'adempimento di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Credo che bisognerà dare corpo insieme a tutti a questo articolo.